Bellezze, buongiorno, bentornate, benvenute sul mio canale, benvenute in questo nuovo vlog. Io sono nel mio ufficetto perché devo fare delle cose al computer. Mi sono messa subito qua, ho già portato mia scuola, Chris, all'asilo. Sono già passata dalla cartoleria per prendere dei quadernini per catechismo, perché sì, fra qualche giorno inizierà pure catechismo. Ci vorrà un'agenda a parte per gestire tutti gli impegni di Emi. Comunque mi sono messa qua al computer perché in queste ormai 2 ore scarsissime, devo fare un bel po', di cose. Sì, Chris sta ancora facendo questo benedettissimo inserimento. Settimana scorsa non ho registrato video nuovi perché il vlog sarebbe venuto identico al vlog della settimana precedente, ovvero scuola, asilo, nonna, pranzo, compiti, tennis, quindi ho evitato di fare un duplicato, mentre per il do it yourself ho avuto poco tempo, che comunque arriverà do it yourself autunnale super carino, che penso e ripenso già da agosto, se non luglio, arriverà, e quindi ho saltato, ma penso che non cambi nulla, piuttosto che propinarvi cose così giusto per fare qualcosa. Merito, sapete ormai come la penso. Ora rispondo, ho cancellato tutte le mail che non mi interessano, no, ce ne sono ancora. E poi rispondo a quelle di lavoro. È passata un'ora, sono riuscita a rispondere a tutte le mail a cui volevo rispondere. Vi ho anche mostrato su Instagram un invio omaggio di un'azienda, 2 invii omaggio di un'azienda. Ora porto giù una parte così la lavo e la inizio ad utilizzare. Spengo tutto e faccio qualcosina giù in salotto e in cucina. Vi faccio anche vedere l'epic fail che stavo preparando per Halloween. Nello scorso vlog vi ho mostrato la base per la mia super decorazione di Halloween. Ecco, devo modificare la mia idea perché ora vi faccio vedere. In salotto devo ancora alzare le tapparelle. Allora, qualche giorno fa da Toy Center ho preso questa bambola ballerina con gli occhi azzurri, i capelli biondi, il vestitino rosa, il tutù, le ballerine, comunque nell'ultimo vlog l'avete vista. Pensando di trasformarla in bambola horror, ho iniziato dagli occhi, li ho fatti rossi, sono venuti molto bene, anche se uno si è rovinato perché poi ora vi spiego. Le ho fatto il vestitino a tema, non questo, questo è un pezzo di tessuto messo così perché non vorrei essere censurata da YouTube per una bambola svestita, per mostrarvela. E poi ho iniziato a darle questo aspetto un po' da cadaverina. Ho utilizzato i colori quelli buonissimi che utilizzo anche per dipingere sulla pelle. Mi sono anche abbastanza data da fare, ma il problema è che nonostante la buona qualità dei colori, la protezione trasparente data dopo, se io faccio così, il colore viene via. Quindi ora la riporterò al suo stato originale ed escogiterò qualcos'altro. Probabilmente le rifarò gli occhi rossi, tanto essendo una zona piccolina è meno probabile che si vadano a rovinare. Le metterò il vestitino che ho realizzato e poi vedrò un attimo, insomma, come renderla meno caruccia. Potrei ricreare delle ferite andando proprio a tagliare la plastica, andandola a scaldare, tagliare poi creando dei punti di sutura, facendo delle ferite proprio in 3D, però è una cosa più impegnativa e quindi devo rivedere un po' il tutto. Risaliamo, visto che manca poco all'uscita di Chris, sistemo il quadernino per il catechismo. Ieri ho sistemato bene bene la cameretta dei bimbi, ho sistemato bene bene l'armadio di Chris, ho tirato fuori tutti i vestitini che avevo lasciato di Emi, che ora gli vanno bene. Ho tirato fuori anche questo zainetto, non troppo grande, non troppo piccolo per utilizzarlo per catechismo. Gli ho preparato un astuccino con giusto una matita, una gomma, un temperino e delle forbici. E adesso gli ci metto anche il quadernino, gli ci metto anche la foderina, se no dura da Natale a Santo Stefano. E il libro poi penso ce lo daranno loro. Adesso chiudiamo tutte le finestre e andiamo a recuperare Chris.
Per sicurezza vi porto il piumino smanicato, ma non so se ne avrà bisogno. Ha smesso di piovere e sembra stia pure uscendo un po' di sole. Boh, non lo so, verso Monti è nerissimo e in lontananza si sentono anche dei tuoni. Vediamo, mi piacerebbe passare dal supermercato perché ho finito le gallette e i burger vegetali. Però se inizia a piovere, evito. Chi è che ha pianto 2 ore di fila? Eh? No! Le maestre sono disperate, piange e non vuole neanche fare i lavoretti. Eh? No! Bravissimo! Andiamo a fare la spesuccia, eh? Il grembiule no, amore. No. Al supermercato non serve, eh? No. Vai, Manu. Manu. L'ombrello? Uh-huh. Ma ora non piove. Cosa dici? Li prendiamo questi? Eh? Al limone? Comunque io ve lo dico, ci sono già i pandori. Spesuccia fatta, fortunatamente Chris ha scelto quel carrellino perché altrimenti saremmo usciti con 3 borsone. Lì sì, ho delle foglie perché venerdì Amy avrà arte e dovrà portare una foglia di acero, una foglia insomma bella grande. E adesso andiamo a ritirare un pacco, vero Chris? Sì. Come sei stato bravo che hai aiutato la mamma, eh? Hai spinto il carrello e quando fa qualcosa non vuole essere aiutato, eh? Cercavo di aiutarlo specialmente vicino alla cassa che era stracolmo. No, io solo, mamma, solo. Allora vi faccio vedere velocemente cosa ho preso. Premessa, a me gli svuota la spesa non piacciono particolarmente, però me li richiedete spesso, quindi visto che è una spesa contenuta vi faccio vedere. Allora, 2 gallette di riso bio del Carrefour, 3 di queste qua, queste sono strabuone. Poi insalata, tortilla, queste avocado al gusto guacamole, non le ho mai provate, poi vi faccio sapere. Poi qua ci sono gli sconti, qua ci sono i bollini per i peluche, mettiamo qua, dopo li facciamo attaccare ad Amy. Poi mi sono presa il sushi per pranzo, burger vegetali ai funghi buonissimi, yogurt soia san, 1 al limone e 1 alla vaniglia perché a caso solamente quelli bianchi. Poi ho preso dei semini, è uscito il tappo, allora semi di girasole e semi di zucca per condire ulteriormente le insalatine, ravioli, ricotta e spinaci, questi qua di Giovanni Rana che piacciono molto ai bimbi, ne ho presi 3, mozzarelline e ciliegine per le insalate, burger vegetali agli spinaci. Vedete che non sono capace di fare svuota la spesa, metto tutto qua davanti e poi non si vede più nulla. Questi ai funghi porcini buonissimi, questi sono per me e per Nico. Burger, pomodoro e olive della Soya San o Soya Sun, non lo so come si pronuncia con esattezza. Baci, questi qua di Dolce e Gabbana, edizione limitata, dovrebbero essere al limone. Pralina di cioccolato bianco, ripieno con nocciole e granella al gusto di limone, non so, mandavano. Prosciutto cotto, dentifricio, merendine, queste qua le Kinder Brioche per la merenda di metà mattinata per Amy, parmigiano 30 mesi, ho preso questo qua piccolino perché quello grande era terminato, passato di verdure perché Nico si è levato un dente e quindi deve mangiare cosine da ospizio, sempre per Nico hummus di ceci. Poi fruttolo, questi qua panna e fragola, no, fragola e fior di latte. Poi 2 di bresaola, per Nico petto di tacchino al forno, 2. Prosciutto cotto, teneroni, voi non sapete cosa facciamo noi con i teneroni, ci facciamo il toast gigante, facciamo il tenerone, ci mettiamo sopra la sottiletta e poi lo mettiamo, per i bimbi, non per noi, lo mettiamo nelle fette di pancarè. Qua ci sono gli altri 2 e poi in omaggio ho preso 3 salse di soia per il sushi. Che c'è, amore? Ancora un pezzettino di focaccia? Vieni. Ecco, stamani ho preso fuori dalla scuola di Amy 2 focaccine.
Una l'ho messa nello zainetto di Amy perché lui fa due ricreazioni e una l'ho portata a casa così ne do un pezzettino alla volta a Chris e mi arriva all'ora di pranzo, perché sarebbe già ora di pranzo, però cerco di preparare per tutti una volta sola, vero? Senza fare quattro preparazioni diverse, anche se comunque ho preso tante cose già belle pronte, vero? Pippi, di chi è questo nasino? È mio. Eh? È mio. Cozzetta, sei una cozzetta in questo periodo. Allora. Via le dita dal naso. Prima ho fatto una lavatrice e Chris mi ha fatto notare che in alto ci sono i loro calendari dell'avvento. No. Per tutti tranne che per me. E adesso mi ordino quello che voglio io. In realtà avrei voluto, ero indecisa, l'ho già raccontata su Instagram sta cosa, però per chi non mi segue su Instagram ero indecisa tra due calendari, quello della Lush, che però ha un costo veramente tanto alto, mi piace tantissimo ma non mi va di spendere tutti quei soldi per un calendario, e quello Purlè che però è andato esaurito praticamente subito. Ieri l'altro sera ho cercato qualche altro calendario, qualche calendario alternativo che non fosse tutto make up o tutto beauty. Sono incappata in quello di Rituals, qualcosa del genere, che all'interno ha sia prodotti beauty che però penso di utilizzare, che profumazioni, candeline, diffusore, quindi ho deciso di prendere quello, l'ho messo nel carrello ma non l'ho ancora comprato e adesso la mamma se lo compra. Prendo questo qua che è la versione 2D, c'è anche la versione 3D, super bella ma costa un pochino di più e sinceramente già così mi sembra abbastanza ed è super carino, mi ricorda un pochino vagamente quello di Dior. Lo prendo da Amazon, tanto visto che il prezzo è lo stesso, però io sono più comoda perché sono già registrata, c'è già l'indirizzo e tutto quanto. Consegna 8 ottobre. Spero di aver scelto bene, comunque se volete aprirlo con me mi raccomando seguitemi su Instagram sempre il style, perché quando non registrerò vlog lo aprirò di là nelle storie, come l'anno scorso, l'anno prima, insomma come sempre. È arrivata l'ora di andare a recuperare Amy, mi porto l'ombrello perché secondo me fra un po' comincia a piovere, anzi è iniziato. Chris l'ho lasciato a casa con Nico che è tornato dal lavoro così almeno non si bagna. Emanuele recuperato, com'è andata Polpetta? Bene? Sì. Cosa avete fatto di bello? Allora, abbiamo fatto un dettato. Wow, è andata bene italiano? Perché stamani era un po' preoccupato, aveva 4 ore di fila di italiano e quindi era un po'. È andata bene? Sì. I compiti ce li hai? Sì, c'ho i compiti. Ok, dopo li facciamo, eh? Ora andiamo a mangiare prima che ricomincia a piovere. Sì. Oggi sono una bimba felice, sushi con gambero fritto e salsa di soia, buon appetito. Baci Dolce Gabbana promossi, il bigliettino recita: il vero stile non ha regole. Mentre Amy fa i compiti di religione, oggi devi fare un acrostico, io mi sono rifatta una manicure, prima ho addormentato Chris e poi mi sono rifatta una manicure perché prima ho pulito la bambola, tra l'altro vi devo aggiornare, e avevo delle mani disastrate. Prima vi ho fatto vedere che passando l'unghia sulla bambola il colore veniva via. Ho fatto delle prove sul petto, sulle gambe, quindi ho iniziato a ripulirla dai piedi su fino al punto vita, poi fino al petto. Quando sono arrivata alle braccia mi sono accorta che la plastica era diversa rispetto alla plastica utilizzata per gambe e busto. Quella delle braccia e del viso era leggermente morbida e porosa e ha fatto aderire perfettamente il colore. Quindi cosa è successo? Ormai l'avevo quasi completamente ripulita, ho preso il solvente per unghie e con i dischetti di cotone l'ho tutta ripulita. Disastro, ho ripulito anche il volto, un occhio è venuto via, quindi la trasformerò. In questo modo forse sono anche riuscita a capire come trasformarla, però vi assicuro che mi è preso un colpo quando sono arrivata a questa altezza e ho capito che le braccia avrei potuto farle tranquillamente, mi è preso malissimo. No vabbè, ve la devo far vedere, le ho fatto la doccia, le ho messo la cuffietta per non bagnarle i capelli e ora è dentro la vasca con l'asciugamano che se Nico entra in bagno se la fa sotto.
Io la lascio qua perché voglio vedere la reazione di Nicola. Vedete, un occhio è venuto via, l'altro l'ho lasciato per modificarlo. Secondo me potrei anche applicare delle ciglia finte da questa parte, comunque poi vi aggiornerò. E niente, questo è il risultato doppio super epic fail. Per un attimo ho pensato di ordinarne una da qualche sito americano perché veramente mi era preso lo sconforto. Ora siamo passati a italiano. Io mi sto mangiando i semi di zucca, questi qua che ho comprato oggi perché ho quell'angorino e per evitare di mangiare schifezze mangio due semini. Dovrebbero essere più salutari. Che sono i valori nutrizionali? Se sotto? Dove sono? Eccoli qua, non li avevo visti. Vado di semi di zucca perché sennò mi butto sulle caramelle gommose di Halloween, le dentiere, ed è la fine. Compiti finiti, mi prepara lo zaino. Domani devi portare anche la pianolina, eh? Sì, che ti sogniamo! È la prima volta. È vero, la maestra ha chiesto delle pianoline piccoline da inserire nello zaino. Ho trovato questa su Amazon a tipo 5 euro e sono contentissima perché anch'io alle elementari facevo pianola. Io la facevo il pomeriggio, facevo un corso a parte, però insomma sono contentissima che impari un pochino, che gli insegnino, eh? Sì. Le note, a leggere gli spartiti. Sì. Vai, andiamo a fare lo zaino. Domani mi sa che è bella carica quella cartella, vero? Sì, guarda quanti vero. Quaderni, quanti libri devi portare. È vero. Questa è la tipica giornata autunnale. Fra mezz'ora dovremo andare a tennis, ma più che altro perché settimana scorsa i due fratelli Monelli si sono fatti 6 giorni di sciroppo per la tosse, quindi vorrei evitargli una ricaduta. Alla fine siamo venuti a tennis, ci siamo coperti bene, anche io ho messo questa felpina super carina dell'Adidas perché in casa si sta benissimo con la canotta, però fuori è rinfrescato tantissimo. Ora è quel periodo dell'anno che se c'è il sole si può anche andare al mare, ma se non c'è il sole fa freddissimo. Siamo venuti solo che non c'è c'è una macchina, è la nostra, quindi pensiamo non ci sia nessuno. Vediamo un attimo, è sceso Nico con Amy e vediamo se c'è qualche bimbo, si ferma, se non c'è nessuno si va insomma da qualche parte a far merenda. È vero Chris? Chris è un po' in crisi, si è svegliato adesso, eh? Ehi, ciao con te, amico del fico. Facevi lo gnorri? Non si fa lo gnorri con la mamma, vero? Eh? Ti sei svegliato male oggi, vero? Eh? Questa è una tutina che ho rispolverato ieri. Era di Amy, probabilmente la ricorderete perché gliel'ho messa spesso. Ecco, lì di ritorno. C'era nessuno. Oh, mannaggia. Erano i campi tutti allagati, è piovuto fino a poco fa e niente. Niente, dai. Vabbè, andiamo a fare merenda con le pizzine? Sì. Esatto. Pizzine? 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 Pizzine prese, siamo anche passati a ritirare lo zainetto da tennis per Amy e adesso Nico è sceso per cercare la calda calda perché lui con i punti in bocca non può mangiarle. Com'è questa merenda? Buona, vero? Peccato non siano calde. Non c'è? Mi ha detto che la calda calda non la fa, però me la fa tra un quarto d'ora è pronta. Ok, l'acqua? L'acqua la prendo dopo, poi ora... No, io no, è lui che... No, ma può aspettare un quarto d'ora, dai. Oggi merenda fronte mare, eh? Non mi posso lamentare, è uno spettacolo. Hai visto? Sì. Al tramonto. Guarda qua, che spettacolo. Sì. Allora, siamo tornati a casa, Nico è giù coi bimbi, io sono salita un attimino perché devo rispondere a
4 mail ricevute oggi pomeriggio e anche ad una mail a cui non ho risposto stamani. L'ho letta, era quella un pochino più importante, l'ho letta. Non l'ho contrassegnata come ancora da leggere, cosa che faccio sempre. Ho risposto alle altre e poi me ne sono completamente dimenticata. Quindi partiamo da quella che riguarda il primo evento italiano di Creator. Nico, eh? Mi puoi portare l'agenda? Sì. Ora con una scusa lo faccio andare in bagno, vediamo se si spaventa con la bambola. Fate piano, per le scale. Certo. Vai, la porti via la mamma. Vai. Grazie. Ascolta, me lo passi un cotton fioc. Sì. Meglio. Sì, quasi di mano c'è la tua sorella. Dai, non ti sei spaventato. Lui sì, però. Chris, non sei spaventato il babbo? Te ti sei spaventato? Non c'è l'occhio. No, un misterio al cotton fioc. Grazie. Niente, quella bambola lì è un fallimento sotto tutti i punti di vista. Grazie per l'iscrizione. Perfetto, iscrizione effettuata. Nel frattempo mi si è addormentata la gamba. Mi frigge la vita. Ci ho messo un sacco perché ho dovuto inserire un sacco di dati, link e cose. Adesso si è fatto tardi, quindi metto in pausa sta cosa, riprendo stasera semmai dalla cuccia e scendo a preparare la cena se non cado dalle scale. Accendiamo anche questa luce. Stasera preparo delle carote crude tagliate a bastoncini sottili sottili perché i bimbi le preferiscono alle carote lesse e gli fanno molto bene. Poi faccio delle zucchine grigliate per Nico. E poi mi lascio ispirare da quel che è in frigo. Vediamo cosa ne esce. Carotine pronte, ora sto grigliando altre zucchine. Stamani al supermercato avrei voluto prendere la zucca da fare in forno, però quelle cose li preferisco prenderle all'ortofrutta, quindi domani vado e me ne faccio consigliare una. Bimbi sistemati, più o meno, sono saliti con Nico così si preparano per la nanna, visto che sono le 21:18 e io mi dedico al workout. Oggi numero 4. Ho già tirato fuori il tappetino e gli attrezzi richiesti per questo workout. Devo partire fitness al chiuso. E iniziamo. Mi si sta per rompere l'elastico. Comunque, è arrivato il momento tanto temuto del cavigliere. Allenamento finito, ho impiegato 1 ora e 8 minuti, ma ho bruciato 429 calorie. Ora sto un pochino con le gambe sollevate, laggiù c'è uno spettatore. Quando mi alleno la mattina fatico meno, però stamani ho voluto fare altro, quindi adesso mi attacco al tram. Comunque con questa bella faccia io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e se vi va ci vediamo in un prossimo video in condizioni migliori. Ciao, un bacione, buonanotte. Vuoi salutare anche te? Ciao, buonanotte. Mi l'avvoltoio appollaiato sì. Sul trespolo.